Il terribile incidente di Viale Poetto, costato la vita al 47enne Giovanni Fanni, ha riacceso i riflettori sul tema della sicurezza stradale a Cagliari. Sentiamo Francesca Caria. Il terribile incidente di venerdì notte, che ha visto un'intera famiglia travolta da uno scooter sulle strisce all'altezza di via Tramontana, riporta in primo piano il problema della sicurezza per i pedoni in Viale Poetto. È una strada a scorrimento veloce all'interno del tessuto urbano. Consideriamo che sono 6 corsie, 3 per senso di marcia, con diversi attraversamenti che sono totalmente ad alta pericolosità. Un'arteria a scorrimento veloce, con 3 corsie per senso di marcia, ormai innestata nel cuore della città. Viale Poetto resta una delle strade più pericolose di Cagliari, soprattutto per pedoni e ciclisti. Qui a che velocità si arriva in Viale Poetto? 70-80, se non anche 100 km orari. Il terribile incidente di venerdì notte, che ha visto un'intera famiglia travolta da uno scooter sulle strisce all'altezza di via Tramontana, riporta in primo piano il problema della sicurezza degli attraversamenti pedonali. Eppure, secondo le associazioni, le soluzioni esistono e sono già state sperimentate con successo in alcuni dei punti più pericolosi. In precedenza c'era quello nelle vicinanze di via Tritone, della caserma. È stato risolto con l'inserimento di un semaforo a chiamata. Bene, negli ultimi anni non ci sono stati più incidenti particolarmente pericolosi. L'altro nodo è quello della velocità e dei controlli. In una strada come questa andare a più di 50 è veramente pericoloso. Nel 2007 sono stati installati degli autovelox, ma non sono stati mai utilizzati e anzi non sono stati più utilizzati nemmeno gli autovelox mobili. Noi come FIAB, ma come tante città, stiamo proponendo le città 30, che non vuol dire che tutte le strade devono essere 30 km orari, però in città bisogna assolutamente moderare e ridurre la velocità. Per i pedoni resta la raccomandazione di mantenere sempre la massima attenzione. Non dare mai per scontato che gli altri facciano quello che dice il codice o quello che avremmo fatto noi al loro posto. Per esempio, ci sono persone che guidano ubriache o sotto stupefacenti, che guardano il cellulare, oppure bravissime persone che semplicemente si distraggono.